Vedere il Papa è un sogno che mai immaginavo nella mia vita. Josef e la sua famiglia siederanno a tavola con Papa Francesco. Nella sala ristorante di Casanova, a Betlemme, la casa di accoglienza gestita dai francescani, insieme ad altre 4 famiglie, potranno raccontare al pontefice la loro vita, i problemi di una comunità, quella cristiana, stritolata dall'occupazione nei territori palestinesi e dall'emarginazione politica e culturale in Israele. Ognuna delle famiglie scelte per condividere il pranzo con il Papa vive una situazione difficile. C'è chi dal 48 è esiliato in una città, Haifa, che non gli appartiene, chi da palestinese si è visto confiscare la carta d'identità dal governo israeliano, chi ha un figlio prigioniero nel carcere di Tel Aviv, chi è confinato nella striscia di Gaza, di fatto separato dal mondo da un muro odioso, e chi, come Yosef, palestinese nativo di Betlemme, sposato ad una donna israeliana, vive nella città santa dal 1994, ma non è riuscito ancora ad ottenerne la residenza per vivere sereno con sua moglie Rami e i suoi 3 figli. Quando andiamo a visitare la famiglia a Betlemme, io non posso andare con loro nella macchina. Loro hanno la libertà di andare da qualsiasi checkpoint israeliano, invece io devo scendere dalla macchina e andare a piedi per ragioni di sicurezza. Un'altra è che io sono privo del diritto di guidare una macchina, per esempio, e per portare i miei figli a scuola non lo posso fare, per andare al lavoro. Ogni anno Yosef è costretto a verificare con il Ministero degli Interni israeliano la sua situazione, portare ricevute, bollette di acqua ed elettricità, esibire i figli, mostrare prove della sua vita a Gerusalemme. Un'evidenza per lui, una pratica fastidiosa e indesiderata per il governo. Ci sentiamo sempre insicuri, purtroppo, e questo succede già da quando ci siamo sposati nel 94. Quindi dopo 20 anni ancora non ho potuto ottenere il diritto di residenza a Gerusalemme. Invece vengono forestieri forse dagli Stati Uniti o dalla Giordania, entro 2-3 anni già diventano cittadini di questa città, e io, perché sono palestinese, ancora non. Non ho questo diritto. Yosef sa bene chi è. Appartiene ad un popolo, quello palestinese, ed ha una forte identità religiosa. Ma per il governo israeliano non esiste. Non ha assistenza sanitaria, né la libertà di muoversi. Vive da precario in una città che è sua da 20 anni. Dopo il lavoro nella Pontifical Mission, una struttura che dal 1949 si occupa dei profughi palestinesi, Yosef ritorna a Bet Hanina, quartiere a nord di Gerusalemme. Qui la custodia di Terra Santa ha costruito un complesso residenziale per i cristiani della città, un modo per dissuaderli dall'esodo, una comunità unitissima che vede in Yosef il suo portavoce. Avremmo voluto veramente dargli il benvenuto qui nella città di Gerusalemme. Purtroppo credo che non avremmo questa opportunità perché per motivi di sicurezza da parte dell'autorità israeliana. Vogliamo chiedere a lui di essere il nostro portavoce, di un po' far conoscere al mondo che c'è una comunità cristiana vivace qui a Gerusalemme, che ci tiene molto alla culla del cristianesimo, e che abbiamo tanti problemi, soprattutto a causa dell'occupazione che dura oltre 40 anni oggi. Quindi questo è il nostro messaggio.